Ciao a tutti, in questo video vedremo assieme come scegliere i colori giusti a seconda del tono della nostra pelle. Durante diverse conversazioni con amici, conoscenti, ma anche nei commenti mi è capitato di incorrere nel classico il blu è per i ragazzi e il rosa è per le ragazze. Anche se non credo assolutamente in questa affermazione, come dimostrano poi i miei acquisti, soprattutto ultimamente, vi ricordate le Air Force One rosa pallido, piuttosto che i pantaloni in vellutino che ho comprato su ASOS, sempre rosa. Credo invece fermamente che ci siano dei colori più o meno idonei a seconda del tono della nostra pelle. Poi è ovvio che ognuno di noi si trova meglio con alcuni colori piuttosto che altri e non c'è bisogno sicuramente che qualcuno gli vada a dire quali colori preferisce rispetto ad altri. Però sicuramente queste possono essere delle linee guida da seguire se non avete proprio idea di quali colori vi possono star meglio o meno. E questo video vi servirà proprio per cercare di dividere i colori magari che vi possono illuminare il viso piuttosto che rendere più tenebrosi o più simpatici, oppure con cui vi potete vedere più belli e sentire più a vostro agio. Ci sono dei colori ad esempio che vanno bene per qualsiasi tono della pelle, come ad esempio il rosso brillante, il rosa pallido, il viola scuro o il verde acqua, che possono essere definiti dei colori neutri, nel senso che vanno bene per qualsiasi tono della pelle, sono dei colori jolly, diciamo. Per colori invece che hanno un tono della pelle chiaro o molto chiaro, tipicamente un tono di pelle dei caucasici, stanno molto bene il verde, il rosa, il viola, il blu. Potete tranquillamente giocare con i colori pastello e le tonalità più scure, come ad esempio il blu scuro o il rosso scuro, che stanno molto ma molto bene. Ed anche se sembra difficile, perché magari sono i vostri colori preferiti, quelli che amate indossare tutti i giorni, bisognerebbe, se avete la carnagione molto molto chiara, evitare l'utilizzo eccessivo del bianco e del nero, soprattutto se molto vivi, molto forti come colori, quindi il bianco brillante o il nero intenso intenso. Una valida alternativa potrebbe essere l'argento, che si sposa molto ma molto bene con le pelli chiare. Un'idea molto furba è quella di abbinare all'outfit degli accessori in argento piuttosto che accessori magari in oro, che stanno bene su altri toni della pelle. Proprio a questo proposito parliamo dei toni intermedi, che tipicamente appartengono ad asiatici, mediterranei, figli di persone con etnie diverse, latinos. Io ad esempio rientro in questa categoria qui, e su questo tono della pelle stanno molto bene le varie gradazioni del color terra, quindi il marrone, il marron scuro, il khaki, il verde, il giallo abbinato al grigio, l'arancione, il blu navy, ma anche le varie tonalità del crema e in questo caso il nero. Da usare con maggior cautela i colori pastello, che non spesso si sposano bene con il tono di pelle intermedio, e il bianco brillante. Se per le pelli chiare vi ho suggerito di utilizzare degli accessori argento, la cosa migliore per le pelli di tono intermedio sarebbe quella di utilizzare degli accessori d'oro o dorati, anche se vi dico, io personalmente preferisco, come potete ben vedere dalle mie braccia, utilizzare comunque degli accessori argento. Questa riprova del fatto che sì, bisogna conoscere i colori che ci stanno meglio, però ognuno di noi fa le proprie scelte. Di base è bene sapere quali colori stanno meglio col tono di pelle. E per questo motivo veniamo all'ultimo tono che trattiamo oggi. In realtà si potrebbero dividere ulteriormente, quindi in più categorie e più sfumature dei toni della pelle, però ho cercato di riassumerli tutti in tre macro categorie. E l'ultima è quella dei toni di pelle scura. E per questo tono di carnagione si può giocare su tantissimi colori, come il bianco, il khaki, il verde, il viola scuro, il prugna, il grigio, il rosso, l'azzurro, l'arancio e perché no il rosa. I colori invece che sarebbe meglio evitare sono il marron scuro e il verde chiaro, perché non si abbinano benissimo con un tono di pelle scura. Molto ma molto bene invece si abbinano gli accessori d'oro o dorati, perché creano un forte contrasto con il tono della pelle e risulta molto ma molto gradevole all'occhio. In questo caso, essendo il tono della pelle molto scuro, sta bene anche l'argento, anche se l'oro è da preferire. Noi per oggi abbiamo finito, spero che questo video vi possa essere utile.
e vi lascio con la domanda del giorno. Fatemi sapere nei commenti quale tono di pelle avete e quali sono i colori che preferite indossare. Scrivetemelo qui nei commenti e ricordatevi che se non siete ancora iscritti al canale, qui in basso alla mia sinistra o alla vostra destra c'è questo bellissimo bottone rosso, quindi cliccate, e se vi va e volete essere sempre aggiornati, cliccate sulla campanella perché vi arrivino le notifiche quando escono i nuovi video. Ciao!